È stato individuato l'uomo che, recandosi presso la guardia medica di Presicce Acquarica e trovandola chiusa, ha preso a pugni la porta fino a rompere il vetro. Una reazione spropositata di un turista barese, precisamente di Gioia del Colle, in vacanza nella località salentina, che era andato con suo figlio che non si sentiva bene. Quando al citofono non gli rispondeva nessuno, ha sfondato la vetrata dell'ingresso ed è andato via. Pare che il medico in quel momento non fosse ancora in servizio. Sul posto non sono state rilevate tracce di sangue, quindi potrebbe non essere si ferito con i vetri che lui stesso ha mandato ai frantumi. Le immagini di videosorveglianza di cui è dotata la struttura hanno ripreso tutta la scena e i carabinieri sono così riusciti a risalire alla torre del gesto attraverso il numero di targa. Il gesto sia assolutamente deprecabile. Non è giustificato che se si trova la guardia medica chiusa, uno debba reagire in quel modo. Anche perché c'è da dire che al di là dei turni, un medico, un paziente può trovare la guardia medica chiusa perché il medico è uscito in visita domiciliare. E le assicuro per esperienza personale che la visita domiciliare di un medico di guardia può durare un quarto d'ora, 20 minuti, ma può durare anche un'ora e forse anche più, a seconda dei casi. Quindi un gesto assolutamente da condannare e non giustificato in alcun modo.